In questo momento è secondo nella classifica di Coppa del Mondo di specialità con 60 punti circa di ritardo nei confronti del... No, ma porca miseria, scusatemi, ma incredibile errore di Christian, che ha perso il bastoncino nella spinta di partenza, e questo gli costa sicuramente qualche decimo, ma anche tanta concentrazione. Vediamo quanto ha perso. Poco, solo 6 centesimi, incredibile. Vai Christian, dai, buono, avete visto come è rimasto in linea, è andato lungo, ma siccome l'aveva impostato bene all'inizio è riuscito a rimanere perfettamente in linea. Dai Christian, questa è una curva difficile per lui, che non ha grande rapidità, come Ortlieb, si è messo di traverso, la linea è buona, ma tempo ne ha perso, tanto rispetto a Runghi. Vediamo un po', arriva ora sul secondo salto, buono, e adesso è da qui che deve fare il tempo, forza Christian, vediamo un po', 51.02, 3 decimi addirittura di vantaggio su Runghi, nonostante vi assicuro in quella curva non mi abbia proprio entusiasmato, evidentemente ha sciato bene nelle curve sotto, ha recuperato sotto, vediamolo ora, dai Christian, questo è il tuo terreno, a 1.13, a 7 decimi di vantaggio circa su Runghi, un Runghi che soprattutto poi non ha pennellato nel finale, 1.15 ora, dai Christian, forza Christian, eccolo ora qua, buono sulla strada, e adesso deve impostarla bene, aspetta un attimo a invertire qua, aspetta che è lunga, non finisce mai sta curva, buono, l'ha fatta bene, peccato qua la visibilità che non è certamente eccezionale, 2.03 il tempo di Runghi, 2.01.56, mezzo secondo ha guadagnato dal penultimo intermedio in poi, quindi ottima gara di Christian Ghedina, 1.34 di vantaggio, vedete che anche lui non sa. Ecco, Atlas Corda dal cancelletto di partenza, ricordo ancora primo Ghedina, secondo Luc Alphand, terzo Werner Peratone, quarto Günther Mader, quinto Peter Rungaldir, 1.49 il suo ritardo. Atle è bravo in curva, c'è poco da dire, è diventato un grande super gigantista, per cui attenzione che può essere un pericolo. 3 centesimi dietro a Christian, e questo ha dell'incredibile, perché ribadisco, Christian sicuramente 2-3 decimi in partenza per non poter spingere gli ha lasciati. Attenzione a Atle Scorda, mentre Carlo Gerosa mi ha chiamato, male Scorda, completamente in rotazione, non mi è assolutamente piaciuto in curva, ha tentato di condurla ma non c'è riuscito. A te Carlo. Sì, ecco, siamo proprio con Christian, sembra che oggi sia veramente una volta buona, di nuovo è sciato bene, benissimo, e ti stanno arrivando tutti dietro. Ma bene, benissimo, non mi sembra, perché ho fatto il buon tempo, però ho sciato veramente, io pensavo di... Christian è difficile oggi. Ma continuava a saltare male, aperto. Christian, guarda, è veramente difficile. Sai il curvone, il primo curvone dopo il primo salto, no? Quello verso destra. Tu, secondo me, apposta hai scelto di metterti un attimino di traverso. Sì, l'ho fatto volutamente perché sono usciti due, sapevo che era difficile. Occhio, intanto a Scorda che è a 33 centesimi da te, sta recuperando. Perdeva 76 a 1.14. Speriamo che non faccia troppo bene questi due curvoni. Vediamo. 52... sono curvoni difficili da interpretare questi qui, 2.01 il tempo di Christian, 9.2, dai vai dietro, un centesimo Christian, dietro un centesimo, mamma mia, un centesimo dietro, bravo Scarda.